10. La ringrazio. Arrivederci. Allora com'è andata? Il funerale è lunedì, alle 10. Ma dove siamo? Ma cos'è questo posto? È un cimitero? Queste sono le catacombe. Un tempo ci seppellivano quelli come noi qua giù. E perché sei sceso qua? Vuoi mica forse seppellirci la mamma? E tu perché la chiami mamma? Scusa. Noi ci troviamo al di sotto di una cripta cimiteriale, in una zona detta delle Cantarelle. Dall'alto il defunto veniva calato con una corda intorno al collo, veniva preso e messo nei seditoi, che è una sedia appunto scavata nella pietra tufacea. Al di sotto del morto veniva messo un vaso di tufo che si chiama Cantarus, dal greco. Infatti questa zona viene denominata Cantarelle, zona piena di vasi. Successivamente la testa veniva staccata dal corpo perché considerata la casa dell'anima. Veniva ripulita e portata sopra nell'ambulacrum, la galleria per l'esposizione degli aristocratici. Queste sono le sepolture di qualche centinaio di anni fa. Per rispondere alla tua domanda, la mamma nel 600 l'avrebbero appesa qui, o meglio, avrebbero appeso il teschio e poi disegnato il corpo sotto. Mi stai dicendo che appendevano i morti al muro? Non esattamente. In questo caso avrebbero appeso soltanto il cranio. Ma è una follia! Pensa che solo quelli come noi avevano questo trattamento, i ricchi e i nobili. E qual era lo scopo? Lo scopo era quello che i parenti sarebbero scesi qui e avrebbero pregato per l'anima del loro defunto. Ma perché appendere un cadavere al muro? È orribile. È orribile. Manfredi, uno come te ci dovrebbe essere abituato. Che vuoi dire? Sei stato tu a scegliere di vivere a fianco ad una novantenne. Ebbene, qualche secolo fa avresti potuto godere della sua presenza anche da morta. Ma poi l'avresti fatto. Giovanni, io e tua madre ci amavamo. Dannazione, è chiuso. Siamo rimasti bloccati qua dentro.
Se sono finite le visite guidate, sì. Speriamo bene. Come speriamo bene? Non c'è un'altra uscita? Aiuto, aprite, aprite! Non ti sentono. Giovanni, non so tu, ma noi dobbiamo uscire da qua dentro. Vado a cercare qualcosa per aprire questa porta. Possiamo solo aspettare. Ma aspettare cosa? Alla prossima visita guidata usciremo. E se fosse domani? Usciremo domani. Tu sei malato. E poi sappi una cosa, che io e tua madre la vedrò anche quando sarò morto. Cioè? Tua madre ha preparato un loculo per me per quando morirò. Ah, bene. Alla fine ce l'hai fatta a diventare un rosciardieri. Da morto. È inutile che fai questa ironia. Io e te siamo uguali. No. Io non mi approfitto di vecchie vedove per un mio tornaconto. Tua madre non era affatto vecchia. Aveva una voglia Che ne sai tu di mia madre? L'hai conosciuta che aveva più di 80 anni, già in preda alla demenza senile, che l'aveva resa una parodia di quello che fu. Eh già, è facile parlare così. Ma tua madre non era morta, capito? E voleva anche continuare ad avere un figlio. Non usare questo tono. Tu non sei nessuno. Tu sei soltanto un avvoltoio che è piombato su una preda morente molto ricca. Uno sciacallo. Uno sciacallo in cerca di carogne per sfamarsi. Tua madre è morta e tu la paragoni a una carogna. Io ho paragonato te a un verme. Basta. Io vado a cercare un'altra uscita. Tu, se vuoi, resta qui a roderti il fegato. C'è un'altra area di là, ma l'uscita è bloccata. Manfredi, stamattina sono stato in banca. Di già. Dove sono finiti i soldi? Ma quali soldi? Il direttore mi ha detto che sono rimasti poco più di 300.000 euro. Appunto. No. La mamma ha venduto la villa di Posillipo per 4 milioni di euro. Dove sono finiti? Guarda, Giovanni, che la casa di Posillipo è stata venduta 4 o 5 anni fa. La villa di Posillipo è stata venduta 2 anni fa.
4 milioni di euro. Dov'è il resto dei soldi, Manfredi? O devo presumere che ti sei mangiato 2 milioni di euro all'anno? Guarda, Giovanni, che io non ho mangiato niente. Io accompagnavo tua madre dove lei voleva, così che potesse godersi gli ultimi giorni della sua vita. Dove sono i soldi? Non ci sono. Lo sai che spendavamo insieme. Abbiamo girato il mondo, alberghi, ristoranti. Non ho niente, te lo giuro. La tua parola non vale niente. Per quanto tu possa averla plagiata, non può aver speso tutti quei soldi in così poco tempo. È impossibile. Giovanni, non sono un ladro, hai capito? Io e tua madre avevamo delle grandi spese. Sai, spendavamo circa 2.000 euro al giorno. 2.000 euro al giorno? Beh, per 2 anni... 2.000 euro sono 1.400.000 euro. E il resto dei soldi dove sta? Ma sai, pensavamo anche al futuro. Al futuro? Sì, ho fatto degli investimenti. Anzi, abbiamo fatto degli investimenti. In modo tale che il patrimonio immobiliare restasse ancora cospicuo. Immobili? Immobili non ce ne sono più. Soltanto un paio di appartamenti fittati per mantenere il nostro patrimonio. Ma adesso non c'è più niente. Niente, capito? Ma lo sai che gli inquilini non vogliono più andare via? Lo sai che a breve dovrò anche andare in causa con l'avvocato? E che tipo di investimenti avresti fatto? Abbiamo comprato una barca. Una barca a vela. È degli anni 30. Guarda che è bellissima. Ma sai, è anche tua. E puoi farci anche un giro appena è pronta. Una barca? Sì. Ha un valore incalcolabile. Appena possibile che possiamo rimetterla a posto. Possiamo iscriverla a qualche competizione, a qualche gara. Credimi, gli sponsor faranno a gara per averci. Che significa appena possiamo metterla a posto? Vedi, Giovanni, è ancora in cantiere. Per metterla a posto ci vorranno circa 1 milione di euro. 1 milione di euro? Manfredi Tagliamonte, io ti sfido a duello. Cosa? A duello? Ma dove vivi? Siamo nel 21° secolo. Queste cose non esistono. Ma sai cosa ti dico? Fammi causa.